Presidente, innanzitutto Presidente dell'Associazione Frac da Sativa, l'associazione che ha organizzato in questi 3 anni Canapaè, una 3 giorni che è arrivata alla 3ª edizione tra l'altro quest'anno. Sì, allora, Canapaè sta alla 3ª edizione, le prime 2 le abbiamo fatte in un centro, diciamo l'area PIP di Fretta Maggiore, un'area chiusa, quest'anno invece grazie sempre all'amministrazione comunale siamo usciti all'aperto. E quindi abbiamo occupato letteralmente il corso basso del corso Durante e la piazza con tutti stand che ovviamente parleranno di canapa. Ma la cosa carina di quest'anno è che oltre a parlare di canapa noi abbiamo seguito un percorso storico, diciamo culturale e non gastronomico. Mi spiego meglio. La canapa un tempo si coltivava sotto le alberate o le viti maritate, dove si ottiene l'asprinio. L'asprinio è un vino acido, particolarmente acido, che si abbina perfettamente con la mozzarella di bufala. Ecco questo. Quindi tutti i prodotti dei nostri territori. Abbiamo proprio voluto sottolineare l'eccellenza del nostro territorio. Non solo la canapa, che storicamente è un prodotto di grande eccellenza, ma anche l'asprinio, che è un prodotto che sta rinascendo. Non a caso la legge regionale del 2016 la tutela, quindi l'alberata è tutelata, quindi come tipo di impianto in questo senso. E quindi chiaramente abbiamo sentito, come dire, l'esigenza, il desiderio di tirare fuori e di farla, quindi di metterla in evidenza per il grande pubblico. Questa 3 giorni come si articola? Infatti è questo che le voglio chiedere. Noi ci sono tantissimi appuntamenti, sì. A partire da oggi che c'è stata l'apertura, sì. Con l'indirizzo dei saluti dell'onorevole Nicola Marnazzo e del sindaco Marco Antonio Del Prete. Sì, allora abbiamo i lavori, li abbiamo iniziati con questo convegno molto interessante sulla biedilizia. Più tardi presso la sala consiliare ci sarà la presentazione di un libro, La Scapece Assassina, molto interessante, ambientato però sulla costiera amalfitana, però si conclude a Fratto Maggiore, quindi la città della canapa. Più tardi alle 18. Alle 18, presso la sala consiliare. Poi. Però alle 17 c'è una visita guidata nella Basilica di San Sossio con l'Istituto di Studi Atellani, sì, sì, e col nostro grande amico Francesco Montanaro, il presidente dell'Istituto di Studi Atellani. Sì, sì, infatti ci sarà la possibilità di poter visitare la Pinacoteca e ovviamente il Museo San Sossiano. Domani invece abbiamo la giornata crew, partiamo con un convegno sulla biodilizia, ed è un aspetto molto importante perché con la canapa si possono fare tante cose interessanti per la cura delle persone. E poi il pomeriggio, la mattina partiamo con questo convegno, dove, a che ora? Si farà presso la sala consiliare del comune di Fratta Maggiore dalle 9 del mattino fino alle 15, ed è un convegno ovviamente aperto per i medici, i farmacisti, i biologi, i dietisti, e sono ammessi i crediti formativi, quindi ECM. E poi, terminato questo convegno, passeremo subito dopo un'ora quello sulla legislazione vigente. Sempre in sala consiliare. In sala consiliare. Ed è un argomento molto interessante perché? Perché col fenomeno dell'infiorescenza, light, andando per intenderci, sarebbe la parte terminale della pianta femmina che viene utilizzata come fiore, che ha un valore grosso, tant'è vero che dopo il tartufo e dopo lo zafferano, la canapa, il fiore di canapa, è diventato forse uno dei prodotti più economicamente interessanti per il contadino e quanti poi lo utilizzano e lo producono, lo trasformano e lo vendono. Poi abbiamo, dopo questo convegno sulla legislazione vincente, abbiamo la presentazione di un altro libro che parla della storia della canapa e verrà presentato presso il centro anziani che si trova a Via Lupoli. E infine abbiamo alle 18, alle 20, una sfilata di moda di abiti in tessuti di canapa. Dove? Questo in piazza, se non sbaglio. Presso il centro anziani, e abiti realizzati dall'Istituto Niglio di Fratta Maggiore e dall'Istituto Novelli di Marcianise. Abiti di vero gusto, veramente bellissimi. Terminato la sfilata, alle 21, alle 22 avremo il concerto in piazza di Tempo Antico. Quindi uno spettacolo musicale molto interessante. Questa è per quanto riguarda la giornata di domani. Poi si conclude, diciamo, come convegni, e questa è la cosa interessante, con la 2ª edizione del concorso nazionale del miglior olio di semi di canapa. Quindi abbiamo avuto l'adesione di diversi produttori di oli di canapa a livello nazionale. Questi oli sono stati esaminati dalla facoltà di Agraria, per cui il domenica sapremo chi ha vinto, il primo, il secondo e il terzo premio. Noi che l'abbiamo organizzato non sappiamo chi sono i vincitori, così come l'Università di Agra non sa chi ha vinto. Mi saprà dire il numero 1, 2, 3, faccio un esempio, sono quelli che avranno in una busta, noi apriremo e domenica scopriremo i primi 3 vincitori.
Sempre per garantire e favorire la cultura della canapa e tutti i possibili utilizzi, abbiamo istituito un centro permanente di informazione che si trova proprio in piazza, allo stand numero 1, dove ci saranno professionisti, agronomi, economisti e avvocati che daranno spiegazione a tutti coloro che vorranno interessarsi di questo nuovo settore. Benissimo, innanzitutto diciamo che su Facebook c'è una pagina dedicata alle vostre iniziative. C'è una pagina Canapae, così come c'è la pagina Fracca Sedi Unica, però diciamo quella attiva adesso è Canapae e là si possono prendere tutte le informazioni. Però basta venire veramente in piazza oggi, domani 26 e dopodomani 27 per poter toccare con mano tutti i possibili utilizzi, ma veramente sono tanti e molto molto interessanti.